Grazie, grazie Danilo. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. È un grandissimo piacere essere qui con voi. Saluto anch'io subitissimo Patrizia, che abbraccio con grande affetto. E grazie per avermi contattato per questa idea. Oggi Danilo avrebbe compiuto 90 anni e è un grandissimo onore per me parlare di cosa? Entro subito nel merito di un tema. Io ho pensato di immaginare questa condivisione di idee con voi. A me piace ricordare gli autori verso i quali io ho un debito di grande gratitudine, come se fossero ancora qui. Purtroppo non sono ancora qui, però le loro idee, il loro approccio, le loro chiavi di lettura sono ancora qui e noi le portiamo avanti. E quindi ho pensato, se fosse stato Danilo a dirmi di fare un webinar, con lui di questi tempi sulla scienza, che cosa gli avrei proposto? Gli avrei proposto quello che sto per raccontare a voi e come segno di ringraziamento lo avrei fatto, come sto per fare adesso, con una storia sull'evoluzione umana. Ne avevamo discusso tante volte con lui, con tanti aggiornamenti nuovi degli ultimi anni, naturalmente, ma usando i suoi criteri, le sue categorie. Una la trovate già nel titolo, anomalia ecologica, è un'espressione che Danilo usò, diverse volte, che a me ha sempre colpito molto. Quindi, secondo me, il modo migliore per onorare la memoria di Danilo, di un grande autore, un grande scienziato come è stato lui, è fare vedere la fecondità del suo lavoro, della sua eredità, fare vedere come oggi la sua eredità ci fa lavorare, ci permette di lavorare, ci dà delle chiavi di lettura per capire anche, cose, scoperte che lui purtroppo non ha fatto in tempo, a vedere. Naturalmente mi scuso con molti di voi perché non sarà una lezione etologica in senso classico, quindi non vorrei deludervi, insomma, io sono un evoluzionista e con Danilo ho discusso tante volte di evoluzione umana. Tra l'altro sto per ritornare adesso a New York, all'American Museum of Natural History, quindi si chiude un cerchio perché io ho conosciuto Danilo quando sono tornato dall'American Museum di New York in Italia e lui, lo dico subito e poi non lo ripeto più, veramente, anche perché c'è Patrizia, è stato molto generoso con me, è stato veramente molto accogliente. Io ero un giovinetto, con i miei studi un po' filosofici, un po' evoluzionistici, con una grande passione per la comunicazione della scienza, e lui è stato un maestro, è stato veramente molto, molto generoso. Quindi, immaginando che ci sia ancora qui lui a discutere, a fare un dibattito con lui, come allora, avrei raccontato questa storia. Allora, partiamo ovviamente per condividerla poi con tutti voi, da un quadro generale, e poi mi focalizzerò su un tema particolare che è l'origine di Homo sapiens. E voi già direte, ma come? Con tutti gli studi che abbiamo fatto sull'antropologia fisica evoluzionistica ancora non sappiamo quando ha avuto origine Homo sapiens. No, non lo sappiamo. Abbiamo qualche elemento sulle datazioni, sul luogo, l'Africa ovviamente, ma oggi c'è un accesissimo, molto interessante dibattito che si è riaperto. Due anni fa, 2 anni e mezzo fa, e che è molto interessante. Cercherò ovviamente di non essere tecnico e poi la smetto presto in modo da condividere con voi idee, commenti e qualsiasi critica o indicazione voi abbiate. Allora, scusate, mi sono rimaste in inglese queste slide, ma le racconto in modo semplice, spero non sia un problema. Allora, con Danilo tante volte ci siamo raccontati questa storia, perché quando io l'ho conosciuto 20 anni fa, più di 20 anni fa ormai, che cosa stava succedendo? Ve lo faccio vedere con questa immagine scherzosa. Stava succedendo che un certo paradigma, riguardante il modo di spiegare l'evoluzione umana, di tipo lineare, come vedete qua, crollava, andava in frantumi. E io venivo proprio da un centro come l'American Museum in cui questa ricerca era stata proprio focalizzata e approfondita molto. Quindi eravamo in un momento di crisi bellissimo nella scienza, quando un vecchio paradigma si sgretola, succedono sempre cose molto interessanti. Finiva questa idea molto sbagliata di raccontare l'evoluzione umana come se fosse stata una catena lineare con una sola specie per volta. Quante volte l'avete vista? Purtroppo l'avete vista fino ad anni recenti anche sui manuali scolastici. Quella specie che viene dopo, che è migliore della precedente, più intelligente e soprattutto più umana,
nel senso che ci avvicina gradualmente alla comparsa di Homo sapiens. Homo sapiens che naturalmente in questa immagine progressionista, che Danilo criticava molto sagacemente, c'è l'implicita, arrogante idea che Homo sapiens sia il non plus ultra e che sia proprio il fine ultimo di tutta questa grande carrellata di progresso. Quindi mi piace molto la versione Homer sapien come invece ironico, sarcastico, progresso dell'umanità. Qual è l'immagine che sostituisce, qual è la narrazione nuova sulla quale già discutevamo con Danilo a suo tempo e che poi siamo andati approfondendo e definendo con moltissimi dettagli anche negli ultimi anni? È quella che vedete qui. Questa è la filogenesi reale dell'evoluzione umana. Non mi focalizzerò su questa perché ci porterebbe via più di una lezione, un intero corso, diciamo, sull'evoluzione umana, però dovete immaginare a grandi linee, alla base di questo cespuglio, vedete, di tanti ramoscelli che si dipartono, l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, ecco il punto di connessione etologica, se vogliamo anche, oltre che filogenetica, tra noi e il resto della natura. Un antenato ancora non ben identificato, anche se sappiamo che è vissuto tra 5-6 milioni di anni fa, in Africa, probabilmente centro-meridionale. Da questa popolazione si è avuta una frammentazione e nella parte orientale dell'Africa ha inizio questa bellissima storia che vedete qui, ovvero la derivazione degli ominidi, parola difficile ma vuol dire la sottotribù a cui apparteniamo noi, e che poi vedete dipartono, si diramano in modo piuttosto lussureggiante. Vedete il tempo che scorre, i milioni di anni, vedete per esempio tra 2 e 3 milioni di anni quante specie proto-umane, pre-umane, non sappiamo nemmeno che linguaggio utilizzare, sono australopitecine, paranthropi, le prime forme del genere Homo, convivono tutte insieme in Africa per un lungo periodo e con una veramente sorprendente diversità di forme. E tra l'altro vedete anche quel punto di domanda in mezzo, perché il bello della scienza è che quello che davamo per certo 10 anni fa adesso non lo è più, mentre ancora oggi forse sui manuali scolastici troviamo scritto che il genere Homo è nato, diciamo, da Lucy e quindi da un'australopitecina dell'Africa orientale, oggi non siamo così sicuri, perché abbiamo trovato delle specie in Africa meridionali, anche queste candidate a esserlo, quindi mettiamo un bel punto di domanda perché c'è un'incertezza. E poi vedete, andando verso il presente, quindi andando molto a grandi falcate verso l'oggi, vedete che a un certo punto, 2 milioni di anni fa, c'è una notevole riduzione di forme, probabilmente legata a una transizione climatica. È uscito un bellissimo lavoro su Science proprio 2 mesi fa, che racconta l'importanza di questi cambiamenti climatici, e poi vedete che di nuovo i ramoscelli, quelli più blu-violetto, tornano a ramificarsi di nuovo. Si crea un nuovo cespuglio in alto, che è quello del genere Homo, dentro il quale ci siamo anche noi. E vi faccio solo notare, ma no, lo citerò solo molto velocemente, se vedete la parte alta del cespuglio, di questo mi sarebbe piaciuto tanto discutere con Danilo perché è una novità bellissima, molto importante degli ultimi anni. Vedete che noi Homo sapiens siamo lì in alto a destra, io ve l'ho cerchiato così lo vedete bene. E vedete che praticamente quando Homo sapiens nasce in Africa, quindi all'inizio della barretta piccolina, no? Perché noi siamo una specie giovanissima, appena nata dentro questa grande storia dell'evoluzione umana, se tirate una linea in orizzontale, vedete che ci sono una, due, tre, quattro, forse cinque altre specie che sopravvivono. Quindi questa scoperta recente formidabile di questa enorme, come dire, convivenza tra specie umane diverse fino a tempi molto recenti, che cambia tanto la prospettiva anche rispetto ai risvolti etologici, perché ci fa capire che noi Homo sapiens, come dire, abbiamo convissuto con molti altri modi di essere umani e che l'essere umano che siamo noi è soltanto uno dei tanti possibili. Non è l'unico che ha esplorato cosa significa essere umani. Si è potuto essere umani come Neanderthal, come Denisova, come Floresiensis, come gli ultimi Erectus, eccetera, eccetera. Quindi una pluralità di evoluzioni umane verso una specie socialmente complessa
cognitivamente moderna come siamo noi. Quindi un cambiamento molto potente, no? Che poi appunto il tema forte con il quale abbiamo discusso con Danilo tante volte. Se poi adesso velocemente voi provate a guardare dentro questo cespuglio, scoprite altri misteri, stranezze interessanti. Per esempio, scopriamo che l'evoluzione tecnologica è cominciata ben prima dell'inizio del genere Homo, contrariamente a quello che ci avevano sempre insegnato. Non è vero quindi che Homo habilis è il primo ominino, il primo rappresentante del nostro genere, l'Homo faber, no? Che plasma, costruisce industrie litiche, non è vero, sono cominciate ben prima. Poi vedete sostanzialmente un altro fatto che colpisce molto: il cervello dentro tutta questo cespuglio di forme non cresce di un grammo, pochissimo, fino a 2/3 di questa storia, cioè intorno a 2 milioni o poco più di anni fa. Quindi una grande stabilità dal punto di vista delle capacità craniche, dell'encefalizzazione. Le uniche differenze che notiamo sono di tipo dimorfismo sessuale, quindi tra maschi e femmine, e poi con il genere Homo abbiamo una crescita progressiva del cervello. Quindi, perché vi faccio vedere questa immagine? Perché noi la chiamiamo evoluzione a mosaico, vuol dire che dentro un cespuglio con così tante forme, le grandi innovazioni che ci hanno, non separato ovviamente, ma contraddistinto, che ci hanno connotato dal punto di vista anche etologico, in termini di etologia umana, sono venute fuori in modo spaiato, scombinato. Le tecnologie prima del cervello, il cervello forse ha accompagnato un'attitudine migratoria, poi cominciano a diventare più complesse le società, le tecnologie hanno un andamento strano, molto stabili per lunghi periodi, poi brevi periodi di innovazione, di nuovo lunghi periodi di stasi, eccetera, eccetera. Un'evoluzione a mosaico, un'evoluzione spaiata. Qui vedete un'altra novità interessante di questi ultimi anni: sotto la linea nera sostanzialmente non c'è crescita del cervello in queste specie, poi sì, ma vedete che vi ho cerchiato in nero due specie, l'Homo naledi, una misteriosa specie trovata recentemente in Africa meridionale, e l'Homo floresiensis in Indonesia, che avevano un'intelligenza sociale, un sviluppo tecnologico equivalente a quello delle specie loro coetanee, ma con un cervello piccolo, quasi un terzo del nostro, dovuto a nanismo insulare nel caso di Homo floresiensis, e non sappiamo bene, forse a un atavismo nel caso di Homo naledi. Quindi il quadro è diventato ancora più complesso e interessante di come non lo fosse 20 anni fa, e abbiamo scardinato tante vecchie idee che hanno resistito per un po', ma che oggi non valgono più. Per esempio, l'evoluzione parallela tra cervello e tecnologie, il fatto che l'evoluzione progressiva del cervello fosse stata inevitabile senza eccezioni, non è vero, eccetera, eccetera. E appunto qua vedete la convivenza tra le specie umane diverse fino a tempi recenti. Adesso mi focalizzo però velocemente su Homo sapiens. Come ci arriviamo? Ci arriviamo con pochi passaggi. Allora, innanzitutto condividiamo un punto che per Danilo era importante, ne abbiamo anche qui discusso tanto con lui, richiamando Luca Cavalli Sforza. Entrambi abbiamo avuto un legame diversamente, ovviamente con Luca, con questo altro grandissimo maestro, grande genetista italiano. Io ho lavorato con Cavalli Sforza soprattutto per progetti di comunicazione e per un paio di linee di ricerca. Danilo invece ovviamente ha avuto una frequentazione molto più approfondita. Perché ci sono state così tante specie umane nella storia, nella nostra storia, nella nostra storia naturale? Perché quando vedete una espansione così forte, no? Per cui dall'Africa arrivi fino a Pechino, alla Cina, a Giava e poi nella penisola iberica, nel Caucaso, hai una situazione in cui parti da una sola specie, pioniera di questa espansione, la chiamo migrazione, ma non andrebbe chiamata così, ma adesso non sottilizziamo, e poi hai una frammentazione di popolazione geografica, per cui hai la nascita, per isolamento geografico, di nuove specie. Quindi, per farla breve, in una mappa di questo tipo parti con una specie e arrivi con 4 o 5. Ecco perché il genere Homo è così ricco di tante specie diverse, morfologicamente e comportamentale diverse.
Le migrazioni sono state tante, più ondate. Questa è la seconda grande out of Africa, quella di Homo heidelbergensis. Vi dicevo che 2 mesi fa è uscito un lavoro molto bello su Science, che ha arricchito di un ulteriore dettaglio questa mappa che vedete qui, perché si scopre che poco prima di questa espansione probabilmente c'è stata una fortissima riduzione della popolazione umana, addirittura superiore al 98%, quindi un drammatico collo di bottiglia nell'evoluzione umana, che ha portato alla sopravvivenza di meno di, si pensa, 2000, forse 1500 individui fertili, cioè che hanno trasmesso il loro DNA, probabilmente dovuta, come sempre, a un cambiamento climatico. Ci tornerò verso la fine perché ovviamente ho usato il termine anomalia ecologica perché ci sarà anche, voglio arrivare anche al tema ambientale, ovviamente. E dopo questo periodo durissimo, con una glaciazione, quindi a quel tempo verso il freddo, non come oggi verso il caldo, e soprattutto a quel tempo per cause naturali, non certo antropiche, la popolazione si è ristretta tantissimo, poi però sono riusciti a sopravvivere, e questo che vedete qui in questa mappa è quello che è successo dopo l'uscita dal collo di bottiglia. Vedete in Africa orientale, meridionale, probabilmente sono sopravvissute delle piccole popolazioni di questa nuova specie Homo heidelbergensis, che è tornata a crescere, a moltiplicarsi, a espandere il proprio areale e poi addirittura di nuovo a uscire dall'Africa e a ripercorrere questa grande trama, questi cammini delle migrazioni umane, delle espansioni umane. E di nuovo, come prima, anche qui parti con una specie. E ti trovi con, per esempio, in Europa l'antenato dei Neanderthal e quindi la speciazione dei Neanderthal, forse in Asia un'altra speciazione, insomma, ancora una volta una frammentazione di popolazioni che dà origine a nuove specie. Una piccola popolazione di questa poi va a infilarsi nelle steppe asiatiche, diciamo tra la Mongolia, la Cina, la Russia di oggi, a zone Monti Altai, e da qualche parte in Asia centrale dà origine a un'altra specie ancora, che è l'uomo di Denisova, l'uomo di. Non gli è stato ancora dato un nome linneiano perché non ne conosciamo abbastanza la morfologia. Quindi, insomma, per farla semplice, una grande storia di migrazioni umane, una storia di diversità frutto delle migrazioni umane. E quindi il signor Neanderthal, che vi faccio vedere qui come lo abbiamo rappresentato nella mostra sull'evoluzione umana dedicata a Cavalli Sforza, era sostanzialmente una versione europea di questa grande espansione cominciata 800, 700 e poi andata avanti fino a 600, 500 mila anni fa. A proposito di etologia umana, a conferma di quello che vi dicevo prima, c'è questa bellissima scoperta appunto che persino l'intelligenza simbolica, che 20 anni fa, quando ne parlavamo con Dani, lo davamo tutti per scontato che fosse prerogativa di Homo sapiens, oggi sappiamo che anche questo è un altro principio, un'altra idea che cade perché sappiamo ormai da molte evidenze che sicuramente il Neanderthal, c'è qualche dubbio anche per altre specie, ma fermiamoci al Neanderthal, aveva la capacità, se non altro, di elaborare quello che fino ad oggi abbiamo chiamato intelligenza simbolica. Quindi non soltanto strumenti di grande precisione, ma anche ornamenti del corpo, strane strutture, forse con significato rituale, forse pitture rupestri in Spagna, anche se sono ancora controverse, forse sepolture di sicuro, forse addirittura con qualche elemento rituale, insomma, Neanderthal, ormai siamo quasi sicuri, aveva le potenzialità per sviluppare un'intelligenza simbolica, a suo modo però, non come quella di Homo sapiens, perché un altro errore che Dani avrebbe corretto subito, ovviamente, con la sua prospettiva etologica, che Neanderthal non era un po' come noi, Neanderthal non era quasi come noi, come spesso si è detto erroneamente, almost human, quasi umano, no, era umano a modo suo, era interamente umano, ma a modo di Neanderthal, non a modo di sapiens. Quindi questo è il grande messaggio, no, che poi la diversità ci insegna. E allora vengo al punto che cerco di svolgere in modo rapido e non troppo tecnico. Prima domanda difficile. Se fino a poche decine di millenni fa su questo pianeta c'erano, abbiamo detto, 4, forse 5 specie umane, che fine hanno fatto? Perché non ci sono più? E perché sono scomparse tutte in un periodo abbastanza preciso, tra 40 e 50 mila anni fa?
Non sappiamo rispondere a questa domanda, ve lo dico fin da subito, ci sono alcune ipotesi, ma non abbiamo una teoria completa comprovata. Siamo abbastanza sicuri che ci sia stato il nostro zampino, quello sì, quindi che noi abbiamo avuto un ruolo in questa estinzione, forse con l'aiuto di altre concomitanti cause, clima, demografia, frammentazione delle popolazioni, non lo sappiamo, però fatto sta che ad un certo punto, 40.000 anni fa, prendiamola come soglia di riferimento, rimaniamo l'unica specie umana sulla Terra. Un evento estremamente recente. Siamo soli su questo pianeta dal punto di vista etologico e antropologico da 40 millenni, che è niente dal punto di vista evolutivo. Allora, vediamo un po' di prima chiarire un po' come sono andate le cose in questo nello specifico, perché è il mio punto d'ingresso per l'altra domanda che mi farò tra poco, cioè dove, quando e ha avuto origine Homo sapiens e quali sono stati i primi passi della sua evoluzione. Allora, che cosa è successo nella convivenza con altre specie umane? A questo punto posso andare più veloce perché credo abbiate capito lo schema. Che cosa succede? Che passa molto tempo dopo la seconda grande ondata, compare Homo sapiens in Africa tra 200 e 300 mila anni fa e poi esce fuori dall'Africa. E questa è la terza Out of Africa, potremmo definire, la terza grande diaspora di esseri umani fuori dall'Africa. E questa volta i protagonisti siamo noi. Quindi, ricapitolando, la prima volta Homo ergaster, Homo erectus, la seconda l'Homo heidelbergensis, la terza volta siamo noi. Quando usciamo noi, buoni ultimi, forse già 120-130 mila anni fa, con molte ondate successive, cosa succede? Incontriamo i discendenti di quelli che erano usciti le volte precedenti. Homo floresiensis era il discendente della prima ondata. Neanderthal, abbiamo detto, era il discendente della seconda ondata, così come Denisova e altre specie umane. Quindi, quando Homo sapiens esce dall'Africa, trova un mondo pieno di altri esseri umani. Perché? Perché siamo esseri migratori, mobili, ci spostiamo, ci frammentiamo, ci dividiamo in specie diverse. Questo è la risposta per sommi capi. Quindi ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti con le altre specie umane. Qui è un famoso paper di Nature, poi ampiamente aggiornato successivamente, dove si vede appunto Sapiens che esce, convive con i Neanderthal e poi con i Denisova, che è quella macchia rossa che oggi, che adesso andrebbe estesa molto più anche verso l'estremo oriente, tutta la zona tibetana. E come ormai sapete, molto lo sappiamo, con queste due specie in particolare ci siamo anche ibridati, cioè succedeva che quando i sapiens uscivano, questo l'avevamo già messo nella mappa, nelle mappe della mostra, quando convivendo nello stesso territorio, utilizzando le stesse risorse, andando a prendere l'acqua dolce nelle stesse sorgenti, quindi convivendo, queste popolazioni di specie umane diverse non avevano ancora interrotto completamente il flusso genico, quindi potevano accoppiarsi e sorprendentemente, perché questo non pensavamo fosse possibile fino quando io ne parlavo con Danilo 20 anni fa, questo era eretico pensare questo, proprio nei manuali in università c'era scritto il contrario, cioè che le specie umane, essendo diventate specie diverse, non potevano ibridarsi. E invece sì, si sono ibridate, davano origine a dei cuccioli ibridi. Che poi, questo è il fatto sorprendente, erano sani, erano accolti da una comunità delle due specie, del papà o della mamma, e a loro volta avevano dei figli. E quindi questo è il motivo per cui oggi in una parte dell'umanità ci sono delle sequenze che hanno origine neandertaliana o denisovana. Noi europei abbiamo dal 2 al 4% di DNA neandertaliano. Forse avrete letto quella ricerca che è appena uscita, dove addirittura si fa una connessione tra una di queste sequenze che abbiamo noi europei sul cromosoma 3, che è neandertaliana, e la suscettibilità a sintomi gravi da infezione da Covid-19. Quindi una storia stranissima di come un'eredità neandertaliana incide poi su una pandemia, su un evento pandemico 40.000 anni dopo. Lo stesso vale per la zona asiatica, dove addirittura le ibridazioni sono state triangolari. Quindi noi con i Neanderthal con i Denisovani e noi con i Denisovani. Quindi ibridazioni in tutti i sensi. E
Questo è un bellissimo lavoro che sarebbe piaciuto tantissimo ad Davide, scommetto, cioè perché si pensava che fosse come trovare un ago in un pagliaio e l'hanno trovato, nel senso che in una grotta sui Monti Altai, la grotta di Denisova, hanno tirato fuori il DNA da un fossile di una ragazza, di una giovane donna, e si è scoperto che era un ibrido di prima generazione. Quindi addirittura, chi vi assicuro, è rarissima questa cosa. C'è cioè un individuo che ha avuto un papà e una mamma di due specie diverse. Quindi è una scoperta bellissima che ha avuto ovviamente moltissimo risalto. Vedete il titolo, il primo ibrido umano di prima generazione. Quindi, e questa è un'altra novità interessante a livello evoluzionistico, leggetelo in orizzontale questo schema. È sempre un cespuglio, ovviamente, perché vedete i vari rami delle specie che si dipartono a seguito delle migrazioni e poi si separano e si diversificano. Però vedete che ci sono delle connessioni in verticale tra gli uni e gli altri, in tratteggiato. Quelle sono le ibridazioni. Quindi, aveva ragione Darwin che l'evoluzione avviene per splitting, per separazione in un albero della vita, però Darwin non sapeva che anche nel caso delle specie umane ci sono state delle linee orizzontali, cioè delle connessioni, potremmo dire quasi reticolari, tra specie umane diverse. Cos'è successo allora? Un'ipotesi abbastanza suffragata, adesso non ho tempo di presentarvi tutte le evidenze, è che noi sapiens usciamo dall'Africa a più ondate a partire da 120-130 mila anni fa. Poi però, in un'epoca successiva, che inizia intorno a 70-75 mila anni fa, escono dall'Africa delle popolazioni umane, sempre della nostra specie, più invasive, mettiamola così. Come diceva Cavalli Sforza, lì comincia la specie prepotente, diventiamo la specie prepotente, cioè popolazioni umane più aggressive, più capaci di modificare gli ecosistemi, con una crescita demografica maggiore. E non è un caso che dopo l'inizio di questa final wave, cioè di questa ultima ondata di Homo sapiens, tutte le altre popolazioni umane, delle altre specie umane, comincino a declinare. Le cominciamo a trovare in zone più piccole, isolate, frammentate, Denisova nel Tibet, in altre zone, i Neanderthal in Europa si frammentano, finché poi, una fiammella dopo l'altra, tutte queste fuochi, queste popolazioni di altre specie umane si spengono e finché si estinguono tutte e rimaniamo noi. Adesso la domanda si sposta quindi: ma cosa diavolo è successo a Homo sapiens in Africa che lo ha portato ad avere un comportamento di questo tipo? Allora, tralascio, vi faccio vedere questa immagine perché questa è nota da tanto tempo. E poi è stata confermata tante volte. Ho scelto un essere umano a caso, Donald Trump, avrei potuto sceglierne qualsiasi altro, ma c'era una somiglianza di peluria in questo caso tra due di questi nostri cugini stretti stretti. Allora, cosa vuol dire questo albero filogenetico che vedete qua? Vuol dire che la diversità genetica umana è molto più bassa, strano, di tutti gli altri ominidi, quindi delle due specie di scimpanzé, che vedete che hanno tanti ramoscelli che si dipartono nel loro sottoalbero, i gorilla ancora di più, gli oranghi ancora di più. Se guardate gli esseri umani, invece, vedete che sono tutti impacchettati, tutti molto vicini. Pensate che la diversità genetica, la variabilità genetica umana, è più bassa di un ordine 10 addirittura rispetto a quella degli altri ominidi. Perché? Allora, qui il perché, la risposta ce l'ha dato appunto Luigi Luca Cavalli Sforza. Qui è una foto che abbiamo fatto proprio all'inaugurazione della mostra, e qui lui ha in mano una mano, un calco della mano dell'Australopithecus ediba, che era stato scoperto da lì a poco, ce l'aveva regalata Liberger proprio per la mostra. E qual è la scoperta? La scoperta è perché questa variabilità genetica umana è così bassa. È così bassa perché tutti gli esseri umani che vivono oggi sul pianeta, 8 miliardi, discendono tutti da piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori africani, che sono usciti dall'Africa appunto a più riprese, l'ultima delle quali probabilmente intorno a 60 mila anni fa. Essendo questo il caso, la situazione, cosa ha scoperto, cosa scoprì? Questo fu uno degli ultimi lavori, tra l'altro, di Cavalli Sforza, questo che vedete su PNAS. Scoprì
che in Africa c'è molta più variabilità genetica che non fuori dall'Africa, e in particolare in queste popolazioni Khoisan dell'Africa meridionale c'è il picco di questa variabilità. Che cosa vuol dire? Non vuol dire che sono la popolazione da cui direttamente noi discendiamo, ovviamente non sono i nostri nonni, sono moderni come noi a modo loro, ma probabilmente questa popolazione è quella forse più vicina al tronco di origine poi di tutte le ramificazioni umane fuori dall'Africa. E poi cosa scopre Cavalli Sforza? Questo è un bellissimo lavoro, che mano a mano che ti allontani dall'Africa la variabilità genetica diminuisce. Ecco perché è così bassa, perché siamo nati in Africa recentemente da un gruppo piccolo, quindi variabilità ridotta, e poi uscendo dall'Africa, piccoli gruppi di volta in volta si allontanavano e quindi la variabilità genetica, per un fenomeno noto che si chiama effetto del fondatore, ripetuto più volte, diminuiva. E quindi tu, attraverso questo meccanismo appunto di mappatura di come la variabilità genetica si distribuisce geograficamente, puoi ricostruire i tracciati migratori umani. Questo appassionava tanto anche Dani, ovviamente, perché è un bellissimo modo, utilizzando la genetica insieme con la geografia, di ricostruire i tracciati di antichissime migrazioni, fare mappe come questa, no? Dove l'oscuro è, dove c'è più variabilità, è il punto di origine. E poi vedete che il colore si schiarisce perché la migrazione procede allontanandosi dall'Africa, quindi Medio Oriente, Asia, Europa, e poi sappiamo, tempo dopo, Australia e nelle Americhe, e si conclude questa grande epopea delle migrazioni di Homo sapiens in particolare. Quindi, ricapitolando, venendo all'ultimo mistero sul quale stiamo lavorando adesso. Questo è il modo con cui noi pensiamo, alcuni ricercatori pensano che sia avvenuta l'evoluzione umana in Africa. Sostanzialmente potrebbe essere cominciata circa 300.000 anni fa. Adesso, quando dico umana, intendo di Homo sapiens, non confondiamoci, quindi della nostra specie in particolare. E poi vedete questo strano schema un po' fantascientifico, ma è efficace. Sostanzialmente, sapiens si divide, i pre-sapiens si dividono in varie popolazioni che evolvono, sempre mantenendo un certo flusso genico, quindi popolazioni molto mobili, nomadi, di cacciatori-raccoglitori, finché i caratteri sapiens si accumulano e compaiono poi, diventano dominanti nella specie. Caratteri sapiens, insomma, ne conosciamo diversi, sono proprio tecnici. Non so, la forma globulare della nostra testa è tipica, ce l'abbiamo solo noi, questa forma particolare che va verso l'alto del nostro cranio con le zone parietali molto sviluppate, ce l'abbiamo solo noi, una conformazione particolare di mascella e mandibola che abbiamo soltanto noi, la dentatura che si diventa più gracile rispetto a quella di altre specie, insomma c'è tutto un elenco di caratteristiche tipiche, diagnostiche, si dicono, di Homo sapiens. Quindi abbiamo tre processi che dobbiamo imparare a spiegare. Uno, come nasce sapiens in Africa, cioè la speciazione di Sapiens in Africa. Poi il fatto che Sapiens si espande fuori dall'Africa in molte ondate e poi che espandendosi fuori dall'Africa incontra e si ibrida con altre specie umane. Questi processi sono diversi tra di loro, ovviamente. Per esempio, faccio due esempi, spero non troppo difficili, ma insomma, il fatto che le popolazioni umane si siano ibridate tra di loro vuol dire quindi che non erano specie diverse e che dobbiamo abolire le definizioni di specie e chiamarle tutte nello stesso modo? No. Perché no? Perché è vero che si sono ibridate, ma comunque erano specie umane nate in posti diversi, Neanderthal in Europa, Sapiens in Africa, morfologicamente distinte, che poi certo si sono incontrate e incontrandosi si sono un pochino mescolate. Ma questo succede anche nei felini. Succede in molte altre specie di mammiferi, quindi è una cosa normale. Quindi il fatto che si siano ibridate non significa che nel genere Homo non ci siano tante specie diverse, frutto di quel meccanismo che vi ho fatto vedere prima di migrazioni e poi di frammentazioni geografiche. Allo stesso modo, e qui vengo al punto su cui stiamo lavorando adesso, che mi sarebbe piaciuto tanto raccontare a Danilo, è che è vero che in Africa
ci sono state tante popolazioni sapiens che si sono evolute in posti diversi dell'Africa. Però secondo noi ci sono buone ragioni per pensare che poi una sola di queste, una sola, sia stata quella che ha dato origine a tutti gli altri esseri umani come noi, i sapiens. Qui se volete lo vedete a un certo punto nella mappa 2, vedete che c'è l'Africa con dei puntini azzurri. Quelle sono le varie popolazioni di Homo sapiens che cominciano a venire fuori in Africa, con tutte quelle linee di connessione tra di loro. Poi però una sola di quelle, noi pensiamo sia quella in Africa orientale, va a sostituire tutte le altre in Africa, vedete il punto 3, e poi la mappa 3, e poi a uscire fuori dall'Africa, la mappa 4, fino a occupare tutta l'Eurasia e a mescolarsi con le altre specie umane. Queste mappe qua vi fanno proprio vedere molto chiaramente come è andata, è un science uscito nel 2018, vi fanno vedere proprio la complessità di queste ultime tappe dell'evoluzione umana, che si conclude poi dopo la mappa 5 con tutti gli altri colori, tranne l'azzurro che spariscono, cioè le altre specie umane si estinguono, e rimane solo l'azzurro che poi vedete che arriva anche in Australia e poi andrà anche nelle Americhe. Quindi lo scenario che presumiamo noi è, ok, c'è questa evoluzione che è chiamata panafricana, è un termine un po' controverso, ma insomma vuol dire tante popolazioni a mosaico che cominciano ad assomigliare a sapiens con delle caratteristiche che sembrano portare verso sapiens, ma non portano da nessuna parte perché l'evoluzione non ha alcuna direzione. E poi, da qualche parte, noi pensiamo in Africa orientale, una di queste popolazioni ha un maggiore successo, noi pensiamo dovuto all'evoluzione cerebrale, ma ancora di più a un'evoluzione culturale, forse anche linguistica, non possiamo saperlo perché purtroppo le lingue non lasciano fossili, però sospettiamo un'evoluzione culturale e poi a questo punto Sapiens, questa popolazione diventa l'antenata di tutti noi ed è quella che troviamo nei geni, nelle tracce genetiche ancora oggi. Perché sottolineo un cambiamento culturale, linguistico? Perché se andiamo a guardare nei geni, nell'anatomia del cervello, nell'anatomia corporea, nel comportamento, non troviamo grandi differenze tra i primissimi sapiens e quelli che poi fanno strage di tutte le altre specie umane e diventano l'unica specie dominante. Quindi probabilmente è stato un cambiamento appunto cognitivo, culturale, linguistico che quindi non ha tracce biologiche dirette. Qui vado veloce, insomma, quello che vi ho appena detto. Una popolazione in tutta l'Africa, poi una sottopopolazione ha successo, comincia a uscire fuori e va a sostituire le altre. Questo è un nature molto bello che è uscito 2 anni fa, che sposa un po' questa posizione e vedete dalla mappina, appunto, a un certo punto l'espansione a partire da quel punto rosso che va a sostituire i blu. Allora, vado a chiudere soltanto con alcune conclusioni su quindi perché siamo rimasti da soli. Io risponderei così per essere molto sintetico. Siamo rimasti da soli perché, e anche questo è un tema che Danilo ci ha insegnato tanto a decifrare, siamo una specie ambivalente. Ambivalente vuol dire capace di delle peggio cose e di cose meravigliose, detto brutalmente. Ma perché questa ambivalenza, per delle caratteristiche di unicità della nostra specie che troviamo in questa final wave. Cioè, il punto difficile da capire è cosa avevano di diverso questi umani qui, nostri antenati, che escono 60.000 anni fa e che cambiano il mondo, perché questi veramente hanno cambiato il mondo. Qualche indizio e chiudo. Allora, il primo indizio è, se voi lo guardate, l'ho già detto, qui lo vedete proprio, se lo guardiamo da un punto di vista anatomico, secondo me non arriviamo da nessuna parte. Questo, per esempio, è una ricostruzione anatomica meravigliosa fatta su Science di uno dei primissimi ritrovamenti di Sapiens che risale a ben prima, 160.000 anni fa. Se voi lo guardate, guardate anche questo cranio bellissimo, perfetto, globulare, la faccia piatta, siamo noi, cioè è noi. Non è veramente difficile trovare un cambiamento anatomico, biologico,
ed è anche genetico, perché non lo troviamo, che ci possa dire che è successo qualcosa di nuovo rispetto a quello che c'era già 160.000 anni fa. Quindi questa secondo noi è una strada difficile da percorrere che non ci porta da nessuna parte. Altro indizio, questo è etologico. Quando questi ultimi sapiens escono dall'Africa, denotano un comportamento molto più performativo, cioè cambiano il mondo. Dove arrivano queste popolazioni, la biodiversità diminuisce, per esempio, plasmano il paesaggio e condizionano il comportamento delle altre specie. Questo è un bellissimo lavoro uscito su Science, dove si scopre che questi cacciatori nomadi sapiens, con la pelle, tra l'altro di colore, con la pelle scura, usciti dall'Africa pochi millenni prima, erano stati capaci già 45.000 anni fa di spingersi fino al circolo polare artico, nel mare di Kara, una zona estrema dove nei momenti più caldi ci sono meno 20 gradi, 20 gradi sotto zero, e cacciavano mammut lanosi, giovani, adulti, quindi una caccia pericolosissima, con una tecnica molto sofisticata, con dei propulsori che colpivano a distanza nei punti rossi che vedete, il punto dove questo animale è stato colpito, lo facevano sanguinare, non si avvicinavano perché era un animale pericolosissimo, lo inseguivano per giorni e giorni, e quando l'animale stremato, dissanguato, non ce la faceva più, gli davano il colpo di grazia. E dopo, vedete l'immagine sotto, lo hanno macellato con estrema precisione, perché del mammut non si buttava via niente, e la gobba piena di grasso, la pelle, la carne, e addirittura con le zanne, poi trattandole in un certo modo, ne hanno ottenuto degli strumenti ancora più raffinati. Questi siamo noi, e qui c'è un po' la nostra unicità. Neanderthal, Denisova, le altre specie umane non fanno nulla di tutto ciò, per non dire altri ominidi e altri ominini, nulla di tutto ciò. Un comportamento di questo tipo denota una adattabilità, una mobilità, una organizzazione sociale senza precedenti. Non solo, ma se ci fate caso, un comportamento di questo tipo suppone anche un'intelligenza narrativa, perché è immaginativa. Perché tu non puoi fare questo se la sera prima, davanti al fuoco, il gruppo, questi erano gruppi di 20-25 cacciatori, non si è messo d'accordo raccontandosi una storia. Quindi domani facciamo questo, tu fai questo, poi succederà questo, lo colpiamo, l'animale fugge, lo inseguiamo, si indebolisce. Cioè è una storia, questa è una storia, una narrazione. Quindi noi pensiamo che, so che può sembrare strano, ma noi pensiamo che sia stata la capacità immaginativa e narrativa a fare la differenza, una piccola differenza, che ha fatto la differenza in queste popolazioni tardive di Homo sapiens. Però guardate, esattamente nello stesso periodo, poche migliaia di anni dopo, rispetto a quando trovate quel mammut ucciso, macellato 45.000 anni fa, nel circolo polare artico, poco dopo, a Sulawesi, le stesse popolazioni umane, in un ambiente completamente diverso, caldo, un'umidità fortissima, siamo a Sulawesi, in una delle penisole meridionali di Sulawesi, quindi un posto completamente diverso, ma sono le stesse popolazioni umane, lo sappiamo dai dati genetici, sempre uscite dall'Africa poche migliaia di anni prima, fanno pitture rupestri. Bellissime tra l'altro, con le mani in negativo, anche quelle. Questo è un babirussa che scende, una femmina di babirussa che scende da un pendio correndo. E tra l'altro cade un altro dogma, perché vuol dire che le pitture rupestri non sono state inventate in Europa 32-33 mila anni fa, come c'è scritto dappertutto, ma ormai lo sappiamo, l'arte rupestre era cominciata ben prima e non in Europa. Quindi la domanda, per esempio, confrontate adesso questa arte di Sulawesi e quella che trovate a Lascaux, Chauvet, Altamira, 10.000 anni dopo, a partire da 10.000 anni dopo. Sono estremamente simili. Allora, qui abbiamo due possibilità soltanto. O immaginiamo che due popolazioni umane, indipendentemente l'una dall'altra, abbiano inventato la stessa cosa, facendola nello stesso modo, cosa per carità plausibile, ma io trovo poco parsimoniosa, poco cioè, difficile, oppure, ipotesi
più radicale, ma anche più semplice, è che in realtà quelli che la fanno a Lascaux e quelli che la fanno a Sulawesi sono la stessa popolazione umana, cioè sono una popolazione migrata fuori dall'Africa alcune migliaia, decine di migliaia di anni prima, tra 70 e 60 mila anni fa, che già sapevano fare questo, che già avevano queste potenzialità cognitive e comportamentali, poi escono dall'Africa e se le portano fuori. E questo è proprio quello che discutevamo con Danilo, perché è la famosa ipotesi demica di Cavalli Sforza, cioè l'ipotesi che persino l'intelligenza simbolica non si è soltanto diffusa per trasmissione culturale da una popolazione all'altra, ma fisicamente è stata portata fuori da una migrazione umana. Questa è un'ipotesi ancora da verificare, ovviamente, però secondo me questo è soltanto uno dei tanti indizi che abbiamo, è molto suggestiva ed è molto plausibile. Quindi qua vedete una mappa complessiva, il mammut a Sulawesi è 45.000, 42.000, scusate, il mammut nell'Artico a 45.000, le pitture rupestri a Sulawesi a 42.000, e poi tutte le altre migrazioni che portano Homo sapiens a diventare la prima specie ominide planetaria, cioè capaci di adattarsi sostanzialmente a tutte le nicchie ecologiche. Perché capite che se immaginate un gruppo di cacciatori nomadi africani che riescono a vivere a meno 20 gradi sotto zero, è evidente che chi riesce a fare questo non ha più nessuna barriera ecologica. Ecco le radici della anomalia ecologica di cui parlava sempre Danilo. In cosa consiste questa anomalia ecologica? Consiste in questa evoluzione ambivalente della specie umana che è diventata capace ad un certo punto, migrando sempre fuori dall'Africa, di trasformare attivamente il mondo che la circondava, in virtù della sua intelligenza, della sua organizzazione sociale, ovviamente, delle tecnologie, chiaramente, è tutto un complesso di cose, però questo comportamento in particolare non lo vediamo nelle altre specie umane e quindi questo lascia pensare che sia l'origine dell'anomalia ecologica. Ed è anche inutile che aggiunga che una delle conseguenze attuali di questa anomalia ecologica è la difficoltà enorme che ha Homo sapiens di essere in equilibrio con gli ecosistemi che incontra e che va ad abitare. Perché in fondo, se guardate l'Australia qui e le Americhe, quando arrivano questi antenati dei cacciatori e raccoglitori, portano a un'estinzione enorme di tutte le megafaune australiane e americane. Quindi, ancora una volta, una specie prepotente, in senso buono e cattivo, sono laico su questo, prepotente però che quando arriva cambia il mondo, con gli incendi controllati modifica il paesaggio, estingue tutte le megafaune di grandi animali che non conoscevano un predatore così agguerrito e organizzato come eravamo noi. Secondo me, e di questo mi sarebbe tanto piaciuto discutere con Danilo, è in questa ambivalenza profonda, cioè molto antica, che si annida la difficoltà che ancora oggi abbiamo noi, Homo sapiens o sedicenti sapiens, mettiamola così, di essere sostenibili nei confronti dell'ambiente. L'ultimissima cosa che dico, proprio un minuto, è un ritorno a un altro tema che era molto caro a Danilo e che secondo me è da ipotizzare alla base anch'esso di questa unicità di Homo sapiens, e della neotenia, che Danilo ovviamente vedeva dal punto di vista etologico. E che sapete, questo è lo scherzo che fece Stephen Jay Gould anni fa con l'evoluzione di Topolino, dove vedete chiaramente che Topolino nei decenni da topo, da animale, da roditore, diventa sempre più bambino, bambinesco, per suscitare reazioni di accudimento infantile verso cuccioli. E quindi questa idea che sostanzialmente, se noi andiamo a guardare gli esseri umani, qual è una differenza fondamentale che vediamo rispetto a tutti i nostri cugini più stretti? È che abbiamo neotenicamente, vuol dire trattenere i caratteri giovanili più a lungo, abbiamo da un lato allungato di più, rallentando lo sviluppo, abbiamo allungato l'infanzia e l'adolescenza, al punto tale che addirittura alcuni caratteri giovanili poi permangono anche nell'età adulta. Questo è un adattamento difficile, costoso, pericoloso, perché ti ritrovi con cuccioli inerti, vulnerabili per molti più anni, richiede un grande investimento sociale di accudimento e cuccioli peraltro soggetti a predazione, quindi veramente fragili e vulnerabili, ma
E qui vedete il ma, cioè la lista degli effetti collaterali estremamente positivi che ha avuto questa neotenia sul cervello umano, quindi la grande plasticità del nostro cervello, la capacità che ha il nostro cervello di svilupparsi per 2/3 dopo la nascita e quindi diventa una spugna che elabora le informazioni che ottiene dopo la nascita, ovviamente un prolungamento di anni e anni per l'apprendimento imitativo, il gioco, tema che per Danilo dava giustamente grandissimo rilievo al ruolo evolutivo del gioco nei primati, ma non solo. Ecco, qua si vede chiaramente che con la neotenia lo spazio dedicato al gioco negli esseri umani si allunga tantissimo e poi lo sviluppo delle aree associative nel cervello, insomma, l'evoluzione culturale, la capacità di apprendere, di giocare, di simulare le condizioni adulte, di anticiparle e secondo noi anche di avere un'intelligenza narrativa e un'intelligenza più immaginativa, che immagina cose che non esistono, ma che sono soltanto dentro la nostra testa, ma che ci rendono molto potenti, in senso buono e in senso cattivo. Neanderthal, per esempio, era un pochino meno neotenico di noi, raggiungeva la maturità sessuale forse un pochino prima di noi. Noi invece siamo proprio i campioni del mondo di questo adattamento neotenico. E tra l'altro a me piace, ne parlavamo con Danilo, perché è un adattamento che ci rende fragili, che rende fragili i nostri cuccioli, ma da questa fragilità è venuta fuori una grandissima forza, una grande fortuna, un grande privilegio, che è appunto la forza dell'evoluzione culturale, dell'immaginazione e della narrazione. E anche, nel bene e nel male, ovviamente, il fatto che poi noi sviluppiamo delle tendenze, delle credenze innate verso la natura e poi le riutilizziamo continuamente, altro tema caro a Danilo, lo sviluppo dell'irrazionalità umana, appunto. Perché giochiamo, riutilizziamo queste nostre credenze fino a farci autoingannare da loro e ad autoconvincerci della loro verità, quando in realtà sono soltanto degli antichi adattamenti, come la teleologia, l'animismo, il dualismo istintuale della nostra mente, che poi sono rimasti come retaggi e che noi abbiamo riutilizzato al mutare delle condizioni ambientali. E qui vedete Vittorio Girotto, tra l'altro, che ricordo con affetto, che ci ha lasciato anche lui qualche anno fa. E io mi fermerei qui, blocco la presentazione. Soltanto volevo aggiungere che appunto tutte queste storie sono il mio modo, adesso io non le ho sempre esplicitate, ma sono tutti i temi di Danilo, i temi più teorici ovviamente, perché io sono interessato a quelli, non tanto alle singole storie di animali bellissime che lui ci ha raccontato, ma mi interessa molto il lascito del suo pensiero teorico ed evoluzionistico, perché trovo appunto che sia ancora molto fecondo e spero di avervelo mostrato, ed è questo è ciò che avrei condiviso volentieri anche con lui se a 90 anni fosse stato qui con noi oggi. E vi ringrazio. Grazie mille Telmo, un applauso sonoro, anche se silenzioso da parte di tutti. È stato un momento ricchissimo e affascinante di conoscenza e di informazioni, direi anche, diciamo, rispetto a questa cosa che io considero forse il punto più rilevante di tutto, cioè questa innovazione nel discorso evoluzionistico, questo non vedere mai la fine di questo cammino, che è la parte bella e che è la parte anche che ci, al tempo stesso, diciamo, ci infonde la modestia della conoscenza, ma anche un po' l'entusiasmo e lo stimolo ad andare avanti. Se mi posso permettere, e se Patrizia me lo permette, Danilo un po' c'è stato oggi perché, diciamo, è risuonato dovunque. Non avrebbe detto una parola, avrebbe ascoltato come faceva sempre, in assoluto silenzio, perché lui, oltre che essere un grande divulgatore, era un grande ascoltatore, avido di conoscenza. Quindi veramente tante grazie, Telmo. Io resisterò alla tentazione di chiederti un sacco di cose, magari te ne chiederò una o due alla fine, diciamo una soltanto. Ma resisto alla tentazione,
e apro alle domande, alle osservazioni che sono veramente tante, quindi diciamo non potremo prenderle tutte, però adesso vediamo un po'. Allora, Orazio chiede: come possono essere arrivati i Sapiens nelle Americhe? Non l'ho detto, è un pezzo di questa storia di migrazione bellissima. Sono usciti tanti lavori recentemente che definiscono bene i dettagli di questa epopea americana. Sono arrivati sicuramente, i dati genetici sono abbastanza incontrovertibili, dalla Siberia orientale, quindi attraversando un continente che ora non c'è più, che si chiamava Beringia, e che sostanzialmente occupava tutta la zona dalle isole Aleutine fino all'attuale stretto di Bering, nelle fasi glaciali ovviamente, quando il livello dei mari era più basso, era tutto ghiacciato questo continente, e i discendenti di quelli che cacciano quel mammut lanoso che vi ho fatto vedere prima si spostano inseguendo i caribù e i mammut lanosi sempre più verso oriente, finché, senza accorgersene, si ritrovano in America del Nord. Lì sappiamo che sono scesi giù lungo due corridoi, uno un corridoio di San Lorenzo interno, l'altro il corridoio marino, corridoio costiero, quindi dove adesso c'è l'isola Vittoria, British Columbia, arrivano da lì, e irrompono nelle grandi pianure. E lì inizia una storia fantastica, bellissima, che piaceva tanto anche a Cavalli Sforza, perché dovete immaginare che da piccoli gruppi di cacciatori siberiani vengono fuori nel giro di pochi millenni migliaia di culture umane diverse, migliaia di lingue, migliaia di popoli, migliaia di tradizioni, da quelle delle grandi pianure fino ai nativi, quelli che oggi sono i nativi del Centro America, dell'Amazzonia. E pensate che in pochi migliaia di anni sono partiti dall'Alaska, li trovi poi in Terra del Fuoco, cioè sono riusciti ad attraversare tutte le latitudini terrestri. Ancora una volta, qui vedi l'adattabilità umana. Ormai questi sono cacciatori nomadi che superano qualsiasi barriera ecologica. Ancora una volta, questa è un'anomalia ecologica. Nessun animale ha una migrazione di questo tipo. Le migrazioni animali sono ricorsive, ovviamente, come sappiamo molto bene. Alcune volte sono espansive, irreversibili, ma sempre all'interno di una contiguità di ecosistema, ovviamente. Noi no. Lì vedi chiaramente la capacità di andare dal polo nord al polo sud attraversando tutte le barriere ecologiche possibili e diversificandosi. E questo è bellissimo e inquietante, no? Bellissimo perché, ripeto, da un gruppo umano vengono fuori migliaia di lingue, che poi purtroppo abbiamo sterminato, sappiamo, dai conquistadores in poi. Ma si parlavano, secondo i calcoli che faceva Cavalli Sforza con i suoi colleghi linguisti, quando Colombo arriva a quelle che lui chiama le Indie, si parlavano forse più di 7.000 lingue diverse nelle Americhe, ed era una storia cominciata 20.000 anni prima, quindi anche molto veloce sul piano evolutivo. Quindi è una bellissima storia. Noi con Cavalli Sforza facevamo sempre questo gioco, anche nella mostra l'abbiamo fatto, di fare vedere Colombo e Conquistadores che arrivano di là, ma fare vedere la storia nell'altro senso, cioè chi erano quelli che vedevano arrivare gli euroasiatici, e li raccontavamo, i Tainos, i Caribi, tutte queste storie che nessuno ci racconta mai, e allora andando indietro, poi loro erano i discendenti di questa migrazione, poi quella della Siberia, eccetera, eccetera, e ricostruivi tutto il grande tracciato migratorio umano. Certamente. E allora, accorpo queste due domande. La prima Laura, anzi chiedo scusa, la prima di Antonino: molti indizi passati e tantissimi indizi attuali sembrano raccontare che la storia della nostra specie è destinata ad essere la specie killer delle altre. Ci può raccontare analoghe analisi che possano far ipotizzare se, come e quando riusciremo a far prevalere la parte positiva dell'ambivalenza di Homo sapiens? Direi che è molto, diciamo, in linea con la domanda di, mi spiace, è una sigla chi la pone, si può dire che il cattivo adattamento nella specie umana prevale sul buon adattamento? Mi sembra che un po' il senso sia lo stesso. Sì. Allora, guarda, rispondo con una citazione di Darwin che a me piace tantissimo. Che lui fa, è un passaggio dell'origine dell'uomo, dove
prima Darwin spiega un modello dell'evoluzione della socialità umana che, lo dico subito, oggi è stato ampiamente confermato. Si chiama in-group, out-group, la dico in modo semplice. Vuol dire che, noi sappiamo, la socialità umana si è sviluppata per lungo tempo in piccoli gruppi, in quello che noi chiamiamo i piccoli noi. Cioè noi siamo sempre stati molto bravi a cooperare, ad essere altruisti, solidali, ma con chi? Con chi intuitivamente riconoscevamo come appartenente a quel piccolo noi, alla tribù, se volete, un termine in modo da intenderci. Dove sta l'ambivalenza, dice Darwin? È che le stesse ragioni che ci fanno essere così solidali verso chi pensiamo sia come noi, ci fa essere aggressivo, minaccioso e sospettoso nei confronti di chi riteniamo altro da noi, cioè l'altro gruppo rivale con il quale siamo in competizione. Quindi Darwin ci dice, veniamo da un'evoluzione di competizione tra piccoli gruppi, con tutte queste ambivalenze. Poi però Darwin a un certo punto si lancia in questa previsione sul futuro rarissima per lui e dice, però noi siamo anche una specie capace di immaginare e di avere astrazioni, quindi magari, speriamo, dice Darwin, un giorno noi capiremo che quel noi non è soltanto la mia piccola tribù, il mio clan, la mia comunità, ma potrebbe essere tutto il mio popolo, per esempio. E poi un bel giorno capiremo forse che quel noi è tutta la specie umana, la coscienza di specie. E poi, dice Darwin, a un certo punto forse capiremo che quel noi è gli esseri umani e tutta la biosfera, quindi tutta la biodiversità. E quindi si lascia prendere da questo slancio ottimistico. Poi però dice, sempre si ferma e fa, ma tutto lascia pensare che anche quando saremo capaci di giungere a questo allargamento del cerchio morale, ci sarà sempre quel tribalismo lì sotto, pronto a tornare fuori appena qualcuno lo stuzzicherà e lo strumentalizzerà. Io penso che sia un passaggio molto vero, purtroppo, nel bene e nel male, nel senso, io non credo che noi siamo in quanto umani distruttivi o costruttivi. Il problema è che siamo tutte e due le cose insieme. Quello che Darwin ci insegna è che le stesse radici della cooperazione sono anche le radici del conflitto. E quindi è tutto legato. E quindi in questa ambivalenza, secondo me, l'unica conclusione, come dire, positiva che possiamo trarre è ne verremo fuori con una scelta culturale, non certo con una scelta che faccia riferimento alla nostra natura, no? Perché noi abbiamo un po' questa abitudine ancora nel dibattito odierno di usare la natura come autorità morale. Invece la natura, come diceva anche Primo Levi benissimo, tra l'altro, ci consegna un'eredità ambivalente. Sta a noi poi decidere quale direzione prendere. Come lo decidiamo? Con il giudizio morale, con la cultura, con l'educazione, con la condivisione delle idee buone, dei giudizi morali. Quindi io sono d'accordo con questa impostazione. Certamente. Fabio chiede, se il vantaggio è stato principalmente culturale, le ibridazioni con altri ominidi hanno portato altri tipi di vantaggi per restare, dice Fabio. Sì, questa, Fabio, è un'ottima domanda. È molto difficile rispondere perché fai conto che le tracce genetiche di queste ibridazioni sono piccole e sono sparse su un genoma di 3 miliardi di letterine, di lettere. Quindi è come cercare un ago in un pagliaio. Però finora, quello che abbiamo scoperto fino adesso, ci sono cose positive e cose negative. Per esempio, queste ibridazioni hanno avuto un effetto negativo nel darci dei geni che ci espongono di più a certe malattie. Facevo l'esempio delle malattie respiratorie, ed è un esempio proprio legato a sequenze neandertaliane. Ci sono sospetti anche di legami con altre malattie metaboliche, per esempio. Però ci ha fatto anche molto bene, perché è stato uno shock per il nostro sistema immunitario, lo ha rafforzato tantissimo. E in più, noi sappiamo, in linea generale, che le ibridazioni fanno bene perché rimescolano i geni, perché producono diversità, aumentano la variabilità genetica, e quindi ci hanno irrobustito, no? Perché ci hanno reso più geneticamente diversi. Quindi secondo me a conti fatti sono più gli effetti positivi di quelli negativi, però essendo sequenze poi infilate dentro da un'altra specie, poi non puoi sapere quali effetti avranno al mutare delle condizioni. Vi ho fatto l'esempio del Covid, che è impressionante, no? Chi avrebbe mai detto che una sequenza neandertaliana potesse avere un ruolo nell'esporci di più ai sintomi di una malattia inedita appunto per il sistema immunitario umano come è stato il Covid-19. Quindi
È una ricerca tutta in corso ancora questa, ma è molto interessante capire dove sono andate a finire questi pezzettini di altre specie umane. Intanto però archiviamo questa acquisizione che io trovo molto bella, cioè che il genoma umano non è solo umano, è come un mantello di Arlecchino con dentro dei pezzettini di altre specie umane. Questo è molto bello, siamo plurali anche dentro il DNA. Bellissimo. Paola chiede: solo Homo sapiens ha addomesticato gli altri animali e ha instaurato un'alleanza con i cani per cacciare? E quindi quale ruolo hanno avuto le relazioni con gli altri animali nell'evoluzione di Homo sapiens? Questa è una bellissima domanda. Allora, volendo essere pignoli, non siamo l'unica specie che domestica le altre. Sapete che le formiche, lo fanno, e ci sono vari tipi di relazioni tra gli insetti eusociali, i funghi, gli afidi, e diciamo c'è quella che noi chiamiamo un'agricoltura. Metteteci anche pure le virgolette, ma sostanzialmente è un'agricoltura, una forma di agricoltura. Quindi tecnicamente abbiamo perso anche quel record lì. Mi ricordo con Danilo che si discutevano, lui era. Ha scritto delle cose bellissime sulle culture animali, no? E quindi sul fatto che anche gli animali hanno cultura, letteralmente, perché acquisiscono delle conoscenze non genetiche che poi riescono a trasmettere per via non genetica, ma appunto culturale. Quindi quasi tutto ciò che una volta ritenevamo tipicamente umano, ormai sappiamo che invece è appannaggio anche di altre forme di vita, inclusa la domesticazione di altri esseri viventi. Dopodiché è evidente che Homo sapiens è l'unica specie che fa del domesticare le piante e gli animali invece un'attività intenzionale ed estensiva, cioè fatta su tante specie diverse e intenzionalmente, quindi in modo programmato, cosa che è ben diversa, no? E cosciente. Ora, detto ciò, sappiamo gli effetti quali sono. Sono sempre di ridurre la biodiversità, questo ricordiamocelo. È strano perché noi oggi, urbani e industriali, guardiamo l'agricoltura come una dimensione bucolica e biologica e nativa, ma in realtà dal punto di vista evoluzionistico i grandi maestri dell'evoluzione ti insegnano che l'agricoltura è stata la prima grande rottura con gli ecosistemi, perché per la prima volta una sola specie è stata capace di fare produrre agli ecosistemi un surplus che loro naturalmente non avrebbero mai prodotto. E quindi significa scegliere poche specie a scapito di tutte le altre e decretare un grande successo demografico, mettetela così, no? Di quelle specie, mais, i cereali, il riso, ovviamente, o bovini, ovini e suini, alcune specie acquisiscono un successo demografico pazzesco, ovviamente come schiavi nostri, è chiaro, sto facendo un discorso molto cinico, ma noi evoluzionisti la vediamo in modo molto decentrato, no? C'è qualcuno che scherzosamente ha detto che l'allevamento è un modo furbo con cui questi animali usano noi come mezzo di diffusione, ma ovviamente è solo un gioco. Qualcuno ha detto addirittura che l'agricoltura è stata la peggiore invenzione dell'umanità perché ci ha portato un sacco di problemi. No, ovviamente non significa rinnegare quella storia o voler tornare indietro, però ecco, guardarla anche con questi occhi. Sul cane. In particolare, è una storia diversa quella perché allora, la domesticazione è un conto, nel caso del cane e di altri animali invece è stata una reciproca, no? Domesticazione, lo sappiamo benissimo, è stata una coevoluzione, quindi ci siamo addomesticati a vicenda, ci siamo trasformati a vicenda, questa è una storia bellissima. Tra l'altro sul piano evolutivo l'abbiamo anche retrodatata parecchio, cioè probabilmente questo rapporto prima occasionale con i lupi. Di varie razze, di varie varietà e questi cacciatori sapiens che uscivano e vagavano dall'Africa è cominciata decine di migliaia di anni fa. Quindi è una storia molto antica. Qualcuno ha detto, però non ci sono prove, che siccome non abbiamo evidenze che, che lo stesso facesse Neanderthal, che forse no? Il reciproco aiuto tra esseri umani e cani potesse essere una di quelle asimmetrie che ci hanno fatto prevalere su tutte le altre specie umane. Non è escluso, però non ci sono evidenze dirette di questo. E finora tutte le datazioni sicure dell'inizio della domesticazione dei cani sono comunque dopo i 40.000 anni, cioè quando Neanderthal si era già estinto. Però chissà, ecco, fino a prova contraria, nel senso non escludo nulla. Nell'evoluzione molto spesso ci sono retrodatazioni sorprendenti. Certamente. Le domande sono tantissime, ne prendiamo veramente altre tre o quattro perché è impossibile, ma insomma questo è segno, è
Tra l'altro, Telmo, evito di leggerti tutti i complimenti e tutti i ringraziamenti che sono, tantissimi, ma anche qui fai conto che li abbia letti tutti. Gabriella scrive: da insegnante di scuola superiore le chiedo come spiegare il tema dell'ibridazione agli alunni senza confondere le idee sulla definizione di specie. È difficile, è molto difficile. Allora, io farei così. Continuerei a spiegare ai ragazzi che la nozione biologica di specie, quella che insegniamo a scuola, resta valida. Quindi, com'è che definiamo due specie? Io faccio così con i ragazzi, con anche con i bambini piccoli. Come definiamo due specie? Le definiamo perché sono due popolazioni di individui, facciamo gli animali che sono esempi più semplici, che si incrociano tra di loro e non riescono a incrociarsi invece tra le due popolazioni. L'asino e il cavallo sono sempre un ottimo esempio, quindi riescono a dare origine al mulo e al bardotto come ibridi, ma il mulo e il bardotto quasi sempre sono sterili, quindi a loro volta non possono dare origine a una discendenza. Cosa vuol dire? Detto in modo più difficile, che il pool genico del cavallo e il pool genico dell'asino non si mescolano più, non c'è più flusso genico tra quelle due popolazioni. Però poi aggiungo subito ai ragazzi, guardate che la biologia, come diceva Ernest Mayr, è la scienza delle eccezioni. Cioè, appena tu trovi una regola, subito trovi un sacco di eccezioni. E ci sono un sacco di eccezioni. I felini, per esempio, fanno eccezione su questa cosa, perché i felini si ibridano non soltanto in cattività, anche in natura, e molto spesso i cuccioli ibridi sono fertili. Non sempre, ma lo sono. Quindi è un altro esempio. Io dico sempre, nel caso di Neanderthal e Sapiens, dovete immaginare due specie nate in due posti diversi, in due momenti diversi, che sviluppano due morfologie diverse. Quindi sono due specie distinte a tutti gli effetti. Ovviamente hanno avuto un antenato comune, che è l'Homo heidelbergensis, ma questo vale per tutto l'albero della vita, ovviamente. Basta andare indietro, trovi sempre un antenato comune. Però restano due specie diverse. Poi è capitato, perché poteva anche non capitare, che una delle due sia spostata, cioè Sapiens, mentre Neanderthal è rimasto sempre dove era. Anche questo è un indizio interessante. Neanderthal non è una specie migratoria, non è mai partita ed è andata a occupare altre zone. Piano piano espandeva l'areale, ma molto lentamente. Anche questo è un altro indizio della differenza tra noi e loro. Noi siamo arrivati e abbiamo occupato il loro territorio, abbiamo convissuto con loro e si è scoperto che quella barriera genetica non si era ancora formata. E se la guardate dal punto di vista proprio etologico e anche genetico, si capisce perché le specie umane hanno generazioni molto lente, 25 anni, hanno un tasso di mutazione genetica molto basso rispetto ad altre specie. Quindi, in fondo, Neanderthal e Sapiens erano separati da 150-200 mila anni, evidentemente non sono stati sufficienti per creare proprio la barriera genetica tra i due. Si spiega benissimo la cosa, quindi... Però ecco, un po' difficile perché bisogna spiegare una regola e poi la sua eccezione. Però forse in questo modo i bambini, anche i ragazzi, capiscono cos'è una legge scientifica, una legge di natura, no? Non è una cosa scritta sulla pietra, è uno schema che si ripete ma che può avere eccezioni. Certamente. Accorpo queste due o tre domande, Telmo. Laura chiede come reperire notizie su Naledi, perché dice ce ne sono molto, molto poche, confermo. Sì. E poi sempre sull'aspetto. Ti rispondo subito su Naledi, perché io su Naledi aspetterei ancora un po', nel senso, sono usciti dei lavori recentemente dove addirittura si dice che seppelliva i defunti, che faceva pitture rupestri, ma sono stati fortemente criticati, quindi c'è un dibattito in corso. Questo è il motivo per cui noi divulgatori, quando facciamo divulgazione su questi temi, siamo ancora agnostici. Perché siccome c'è una controversia in corso e c'è sempre il rischio poi che gli scopritori, perché purtroppo è così, sparino un po' delle news sensazionalistiche, siamo un po' cauti. Ecco perché non esce tanta cosa su Homo Naledi, perché dobbiamo controllare un po' bene quello che c'è dietro, quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Certo, certamente. Su questa falsa riga ci sono domande... diciamo bibliografiche. Alessandro chiede quale libro, oltre ai suoi, quindi si riferisce a Telmo Piovani, consiglierebbe a chi vuole capire bene l'evoluzionismo umano, mentre
qui non c'è il nome, vorrei chiedere quali libri consigliate per approfondire la storia e il contributo ideologico di Danilo Mainardi, oltre i libri da lui scritti, immagino quelli che probabilmente, cioè immagino che si riferisca a Telmo, Pievani, qui. E poi la mostra dedicata a Luca Cavalli Sforza è ancora in qualche modo visitabile? No, purtroppo no. Per alcuni anni ha girato per l'Italia, anche fuori dall'Italia, è stata oltre che a Roma, a Milano, a Trento, e poi la società che ne deteneva, diciamo, i contenuti l'ha venduta ed è in Spagna, nel senso che in Spagna, a Granada, se non ricordo male, sì, a Granada, i pezzi sono stati allestiti in modo permanente in un bel museo. In Spagna ci sono dei musei sull'evoluzione umana bellissimi, andate a visitare Granada, e quello di Burgos è meraviglioso. Nel nostro piccolo, ma neanche tanto, andate anche a Padova, vi faccio questo invito, dove da qualche mese abbiamo aperto il Museo della Natura dell'Uomo, che è molto grande, sono 5.000 metri quadri, e c'è una raccolta antropologica bellissima. E quindi è proprio davanti alla Cappella degli Scomegni, quindi è anche molto facile da raggiungere. Venendo ai libri, allora, sull'evoluzione umana ci sono alcuni autori di riferimento in Italia, ovviamente Giorgio Manzi, leggete i libri di Giorgio Manzi, sono tutti molto, molto belli, molto ben scritti. Ian Tattes è il mio autore numero uno, nel senso, a parte che torno a lavorare da lui l'anno prossimo, quindi sono di parte, ma ha scritto dei libri bellissimi, il Cammino dell'Uomo, I Signori del Pianeta, ecco, se vi interessa il link, il legame tra l'evoluzione umana e la devastazione dell'ambiente, I Signori del Pianeta è un bellissimo libro. Rispetto anche a quelli che scriveva Danilo, secondo me resta Jared Diamond, un altro riferimento importante, Armi, Acciaio e Malattie, che è superato per tanti aspetti, ma metodologicamente resta un libro bellissimo, anche a riferimento alla domesticazione delle piante e degli animali. Più recentemente ve ne consiglio uno che io ho trovato bellissimo, di Adam Rutherford, che è un biologo e genetista inglese, ha scritto diversi libri sulla genetica umana, ma ce n'è uno che è meraviglioso, che si intitola Storia di chiunque sia mai vissuto, bellissimo, vi spiega proprio bene anche per i ragazzi come funziona la genetica umana e come si usano i dati molecolari per ricostruire l'evoluzione umana, bellissimo, e tra l'altro il titolo è riferimento a un calcolo che io trovo emozionante, fatto da alcuni genetisti, su quanti esseri umani sono vissuti fino adesso, calcolando l'origine di Homo sapiens a 300.000 anni fa. E viene fuori 107 miliardi, inclusi noi, che siamo 8 miliardi. Quindi vuol dire che tutta l'evoluzione umana, tutto quello che è successo, è stato fatto da altri 99 miliardi di esseri umani, che secondo me sono pochissimi, perché uno pensa, figurati, chissà, no, tutta l'evoluzione umana è stata fatta da 107 miliardi di persone, donne e di uomini in carne e ossa, gran parte dei quali non sapremo mai nulla, ovviamente, persi per sempre. Allora, le ultimissime, Telmo, le ultimissime. Beh, vai tranquillo, se ci sono anche altre non farti problemi. Ecco, accorperei queste qui. Luca chiede se, a suo avviso, avviso di Telmo Pievani, stiamo facendo passi avanti o passi indietro dal punto di vista evoluzionistico e quindi dal punto di vista ecologico. E Francesca chiede cosa dovrebbe fare, a suo avviso, la politica per affrontare la grande crisi ambientale, le grandi crisi ambientali come quella del clima e della distruzione della biodiversità, ovvero le prime due cose che Telmo Pievani chiederebbe ai politici. Ne chiederei tantissime, in realtà glielo ho chieste tante volte, ma non mi danno retta, non ci danno retta, quindi è un po' disarmante la cosa. Diciamo, rispetto alla prima domanda, sì, siamo dentro una crisi inedita, molto grave. Non voglio essere troppo pessimista, ma insomma, un articolo che è appena uscito, molto bello, sui Proceedings di Biologia della Royal Society, la chiamano policrisi. Perché policrisi? Perché si stanno saldando tante crisi ambientali diverse. Il climate change è una di queste, ma non è l'unica. L'antropocene vuol dire anche crollo della biodiversità. Abbiamo dei dati sul crollo della biodiversità nelle acque dolci, per esempio, che sono drammatici, che parlano di una riduzione dell'80% negli ultimi 50 anni, cioè sono dati sconfortanti.
tutta questa crisi si unisce alla crisi della salute globale, perché se io deforesto, quindi compio questo atto criminale, sto da un lato aumentando il climate change, ovviamente, ma sto anche distruggendo biodiversità dove ci sono gli hotspot di biodiversità, e allo stesso tempo aumento la probabilità di pandemie. Quindi il problema qual è? Che oggi gli atti di impoverimento e di devastazione e di predazione dell'ambiente non agiscono solo su una crisi, ma su tante crisi contemporaneamente. In più c'è la crisi sociale e politica, perché finalmente oggi abbiamo capito, e le riviste scientifiche ce lo ricordano ogni settimana, che la crisi ambientale significa una crisi di diseguaglianze, di ingiustizie, perché quello che sta accadendo lo pagano coloro che meno hanno contribuito a questo problema, e questo è profondamente ingiusto. Le generazioni future, ma soprattutto i popoli nativi, e i popoli che meno hanno contribuito alle emissioni, e quindi c'è una crisi geopolitica di risorse. E quindi, sì, per rispondere alla domanda, noi siamo dentro una tempesta perfetta, e quindi dobbiamo chiedere alla politica cosa? Io la prima cosa che chiedo sempre alla politica, ma è anche la più difficile, è essere lungimiranti. Quello che dobbiamo fare oggi sono azioni politiche il cui dividendo non può essere raccolto con la prossima campagna elettorale. Che se lo mettano in testa. Bisogna fare azioni preventive per, e sono tantissime, per arrivare alla neutralità, alla neutralità delle emissioni, per portare al 30% le aree protette in Italia e poi al 50% entro il 2050. Tutte queste azioni sono azioni impegnative, costose entro certi limiti, ma che ci faranno risparmiare tantissimo dopo. E questa è la seconda cosa che io vorrei chiedere ai politici. Guardate i dati scientifici, non soltanto quelli catastrofici che ci dicono che saremo nei guai, ma guardate i dati che dicono, te ne cito solo uno tra i mille. È stato fatto un calcolo da Science che dice che il costo della prevenzione, cioè di ridurre un evento drammatico come una pandemia o un evento meteorologico estremo, il costo della prevenzione è un ventesimo di quello che poi ti costa affrontare quella crisi davanti al fatto compiuto. Un ventesimo. Quindi vuol dire che se io investo un ventesimo adesso, risparmio 20 volte di più dopo, perché evito di dover spendere molto di più dopo. Cioè che capiscano che i dati scientifici ti danno una direzione chiara anche dal punto di vista economico. Quindi io chiederei due cose, quindi ascoltare un po' di più i modelli scientifici, come peraltro i movimenti giovanili ambientali dicono ormai da tempo, e provare a essere un po' lungimiranti e avere fiducia, no, nei propri interlocutori e dire: guardate, signori, adesso noi prendiamo queste misure che sono un po' costose, un po' impegnative adesso, ma vi assicuriamo che la scienza ci dice avranno un effetto molto positivo, perché anche la biodiversità, come sappiamo, ci dà dei servizi ecosistemici preziosissimi che non misuriamo, che non quantifichiamo, anche se dovremmo cominciare a farlo. E noi, tra l'altro, Telmo, come sai bene, siamo reduci da questa grande campagna sulla Restoration Law, sulla legge per il ripristino della natura in Europa, che questo dice, ci fa capire quanto la natura potrebbe darci se curata diversamente, se conservata diversamente in termini di capitale, in termini di servizi ecosistemici, di beni materiali e immateriali. C'è sicuramente una parte di informazione che ancora non è passata, c'è anche una parte di disinformazione voluta, perché a volte la gestione delle crisi è una convenienza, è una gestione anche di una forma di potere cattivo. Ecco, esiste per fortuna anche il potere buono e su quello dobbiamo fare leva. Io mi scuso davvero sono veramente decine le domande, mi scuso con tutti e vorrei in realtà Telmo ha già risposto a qualche mio dubbio, a qualche cosa che volevo chiedere. Io sono molto affascinato dal tema della neotenia, ma non affronterò questa cosa. Volevo semplicemente che tu tornassi per un istante in conclusione su quello che scrivi, lo hai già citato, su quello che scrivi la natura è più grande di noi, nella parte, nel capitolo in cui dici che la natura non ci giudica. A proposito di quell'errore che noi commettiamo spesso, cioè di considerare di trarre dalla natura il bene o di trarre dalla natura il male. Noi sappiamo che è una cosa che non si fa, che è un errore, perché la natura non ha valori, i valori
sono una grande questione umana, e però al tempo stesso noi, diciamo, sia dal punto di vista del linguaggio, ma dal punto della comunicazione, ma anche proprio dal punto di vista culturale, molto spesso invitiamo noi stessi e gli altri a guardare la natura, per esempio a guardare in termini di non dissipazione delle risorse, in termini di sostenibilità. Ecco, dici di nuovo qual è la differenza, il confine sottilissimo tra la fallacia naturalistica che non va commessa e ciò che invece di insegnamento buono la natura può darci. Certo, questa è una bellissima domanda. Ed è proprio un tema da Danilo Mainardi, ho discusso tante volte con Danilo, le ha scritto tante cose molto belle lui su questo. Nel libro in cui lui discute proprio di razionalità c'è un po' la chiave di questa risposta, secondo me, dove anche lui dice giustamente i nostri atteggiamenti intuitivi verso la natura rispecchiano i nostri sistemi di credenze, no? Noi abbiamo delle propensioni nel nostro cervello, adoriamo le spiegazioni teleologiche, finalistiche, ci piacciono un sacco i complotti, le cospirazioni, perché ci piace l'idea che ci sia un agente nascosto che spiega tutto, ci piace un sacco. L'animismo, ci piace molto attribuire intenzioni anche a oggetti inanimati, perché li personalizziamo. Quindi parliamo con il nostro computer, ci arrabbiamo con il nostro computer, ma la macchina non ci risponderà mai, ma è un atteggiamento molto intuitivo. E giustamente Daniel diceva, non è che dobbiamo rinnegare questo, la cosa importante è essere consapevoli. Quindi sapere che abbiamo questi vincoli, perché una volta che sai anche che la cultura, l'educazione sono modificati, sono modulatissimo, per parte e in realtà queste non sono come molti animali che noi studiamo. L'antropomorfismo non lo puoi abolire del tutto, sarebbe irrealistico. L'importante è guidarlo bene e fare in modo che non ti porti su delle conclusioni antiscientifiche o che neghino l'evidenza. E poi, giustamente lui dice, l'antropomorfismo ridotto a zero negherebbe il fatto che noi comunque siamo parenti di quegli esseri viventi lì. E quindi qualcosa in comune lo avremo, e come con gli scimpanzé, no? Con i nostri cugini più stretti. Quindi perché negare questa parentela, negando qualsiasi forma di antropomorfismo? Quindi è una materia delicata, però va trattata con consapevolezza, incluso il fatto che, al netto di questo, la natura ci insegna tantissimo in termini di sostenibilità, appunto. Noi parliamo di economia circolare, ma mi viene da ridere perché non abbiamo certo inventato noi l'economia circolare, l'ha inventata l'ecologia, cioè un ecosistema è un'economia circolare, ovviamente. No, il pianeta stesso si nutre dei suoi stessi, mette tutto in un ciclo. Quindi io direi questo: l'importante è essere consapevoli, sapere che abbiamo questi vincoli, e in tutto sommato non è che ne siamo consapevoli da tanto tempo, perché sono tutti studi abbastanza recenti. Essere consapevoli che siamo un animale irrazionale, dopodiché però da qui combattere l'irrazionalità quando, ed è questo il vero problema, viene strumentalizzata. Quindi arriva la pandemia e subito ci mettiamo a dire: ecco la natura che ci punisce, ecco dobbiamo farci perdonare dalla natura. Magari lo diciamo con le migliori intenzioni, però non è la categoria giusta. La categoria giusta è che la natura è del tutto indifferente alle nostre sorti, e quando noi non ci saremo più, buon per tornerà a proliferare più e meglio di prima. Quindi non siamo indispensabili, quindi umiltà evoluzionistica. Però l'umiltà evoluzionistica non significa che non sei importante, no, noi siamo importanti perché stiamo cambiando il mondo, quindi noi possiamo veramente fare la differenza. Però quando interveniamo, il messaggio mio è: non mettiamoci dalla parte di quelli che arrivano e dicono: adesso io ho distrutto il mondo, lo salvo. No, il mondo andrà avanti comunque anche senza di te. Cerca di comportarti in modo tale da garantire che quel mondo sia accogliente per i tuoi figli, per i nostri nipoti, tanto quanto l'è stato con te. Quindi è un impegno etico. Io parlo spesso di ecologismo umanista, cioè l'impegno ecologista non è contro l'essere umano, è capire che gli interessi della natura sono anche gli interessi umani, e quindi essere ecologisti è un impegno umanista, non contro l'uomo, ma per la sopravvivenza dell'uomo. Questo è un passo decisivo per affrontare le sfide immani che ci aspettano. E allora
Grazie a tutti voi per la partecipazione, siete stati tanti. Non ti sento più, adesso ti sento, scusa, ti ho perso un attimo. Va bene, allora no, semplicemente intanto ringraziavo tutti i partecipanti, siamo stati quasi 300 e credo che tutti si vada a casa con veramente una ricchezza e un fascino di queste quasi 2 ore così, così dense e al tempo stesso anche leggere. Grazie al team della Lipu che cura in special modo questa nostra scuola, cioè Greta Regondi, Stefania Tamburello, Chiara Spallino, Massimo Soldarini, grazie ragazzi perché è veramente una cosa molto bella questa qui. E, noi, come dire, viviamo un tempo veramente singolare, lo abbiamo visto anche da queste domande, tante altre non le ho lette, Telmo, ma è un mix di grande fiducia e di disperazione. È un po' è così, non può che essere così, cioè noi siamo a metà tra, come dire, le angosce per l'insensatezza di un nostro agire, che forse è anche predominante ancora oggi, però anche le grandi speranze di programmi politici, di programmi internazionali, di cultura che ha fatto passi avanti, anche della politica che ha fatto passi avanti, di un patrimonio di scienza e di cognizione veramente, veramente straordinario. E questo è un carattere tipico dei momenti di transizione, perché nei momenti di transizione si fa sul serio e quindi le contese diventano anche molto forti, addirittura brutali, e i conflitti diventano conflitti, diciamo, ai massimi livelli. Però, insomma, la consapevolezza di essere sulla strada giusta, la fiducia in quello che facciamo non ci deve mai abbandonare, questa è una filosofia della nostra associazione ed è una delle eredità migliori di Danilo Mainardi e opere come quelle di Danilo Mainardi e opere come quelle di Telmo Pievani, tra cui questa perla di lezione per cui noi ti ringraziamo di cuore. Insomma, grazie a tutti voi. Ci aiutano a fare tutto molto, molto meglio. Grazie Telmo, grazie a tutti.